Allora, siamo nel dopo partita di Via Acciaio Voltrese con il mister dei padroni di casa Umberto Iozzi a commentare questa rotonda vittoria per 3-0 e che poteva essere ancora più rotonda se non ci fossero sicuramente stati grandi parate del portiere della Voltrese e quindi registriamo qui la sua soddisfazione. Che ci dice Umberto di questa partita? È un mese e mezzo che lavoriamo molto, molto duro, sono ragazzi che si impegnano molto, ascoltano, sono ragazzi molto seri e con l'impegno, con la voglia che hanno, oggi hanno fatto veramente una bella prestazione e hanno dimostrato che possiamo starci in categoria. Starci, ma dovremo avere sempre queste attenzioni e dovremo avere sempre la sofferenza fino all'ultimo minuto per poterci salvare. Questa è una realtà di fatto. No, è stato molto bello vedere appunto l'applicazione di tutti i tuoi giocatori, anche perché la Voltrese ha sicuramente giocatori di qualità come Identici che se lasciati liberi, diciamo, di inventare possono essere molto pericolosi. Tu sei stato molto bravo, diciamo, a limitare il suo raggio d'azione e anche il tuo Bevegni, comunque autore di un gol di buona qualità e anche di tante belle ripartenze che hanno confezionato sicuramente i due gol del 2-0 e 3-0 e poi all'ultimo clamoroso il 4-0, diciamo, sul piede di Gesi, ma è stato molto bravo anche il portiere. Bravi veramente. Diciamo che le qualità di Gesi, le qualità di Filippo Bevegni, ha fatto tanti anni l'eccellenza, un anno per sbaglio ha fatto la San Pierdalenese, io ci credo tanto in quel giocatore perché è fondamentale, è un ragazzo che è quadrato, che sa dare i tempi alla squadra e che sa dare anche la stima, l'amicizia giusta ai ragazzi giovani. Penso che Filippo sia un grandissimo acquisto, ci tengo molto e ci tengo a dirlo davanti a tutti perché ho fatto di tutto per prenderlo e devo ringraziare in primis Pirovano che è un mio grandissimo amico, fraterno, perché con Pirovano un'amicizia Personalmente proprio personale, camarata. ho visto anche molto bene Camarà e l'asse, diciamo, dal cui è nato il suo gol, appunto, tutto Sestrese con Tutto se Venturi che gli stesso. mette la palla È e gol, lui che fa poi in gol. arrivo, come abbiamo fatto qualche volta in amichevole e in allenamento, ripetutamente, Ventura, Camarà sono due arrivi dalla Sestrese e anche la Sestrese è stata una squadra amica che ci ha sempre cercato di darci una mano e ci ha dato due ragazzi con Spano che ha giocato a centrocampo con il numero 6 che anche lui è un ragazzino giovane, 2001 anche lui ed è sicuramente ha buonissime qualità. Baratta 2002 abbiamo preso dalla Genova Calcio, anche questa è una società amica per cui ci ha dato un ottimo giocatore e quindi ne siamo veramente contenti. Ecco. Prossimo impegno? Prossimo impegno col Borzoli sarà ancora più difficile per noi, tutte le partite sono molto molto difficili, però dobbiamo cercare di giocare con attenzione con le ripartenze che siamo capaci di fare. E lì possiamo fare anche qualcosina di male, ecco, nel senso che se ci lasciano un po' di spazi diventa brutto anche per gli altri. Bravi, complimenti. Grazie.